Genova, una giornata di sole, fantastico, meraviglioso, 27-28 gradi, si sta d'incanto, ma io non posso uscire perché, vedete, dovrei, secondo l'ordinanza del sindaco, secondo l'ultima ordinanza, che ho una certa difficoltà respiratoria, le pressioni alte, eccetera, devo comunque uscire con la mascherina. E io già non riesco a respirare, scusate, me la posso levare qui? Sono nel terrazzo di casa. Posso levarmela, sindaco? Oh, c'è qualche drone sotto la mia testa che mi sta guardando. Posso? Oh, devo pagarti 250 euro per liberarmi di questa? Ah, signore, respiro. Ah, oh, oh, l'odore delle piante, dei fiori, della natura, eh? Il virus, no, non lo vedo, dov'è il virus? Il virus, non lo vedo il virus, la paura del virus, non posso più uscire, ho bisogno di questa, è il nuovo preservativo del secolo contro l'HIV, ha funzionato il preservativo in basso e ora però sulla faccia. Bisogna mettersi questo e, come ha detto Zingaretti ieri, ma sarà la moda dell'estate e la dovremo tenere questa cazzo di mascherina fino a che troviamo il vaccino. Ma il vaccino sull'HIV l'abbiamo mai trovato? No. E cosa facciamo? Non lo so. Vabbè, in quel caso usiamo il preservativo, no? Ma in questo caso questo cazzo di preservativo me lo dovrò tornare di fronte alla bocca per i prossimi 20 anni perché non ci sarà il vaccino? Ah, ma Zingaretti ha scoperto il problema. Non c'è il vaccino, ma potremmo tanto obbligare tutti quelli che hanno compiuto 65 anni, cazzo, li compio tra pochi mesi, a farsi vaccinare. Non importa, un vaccino ce l'abbiamo. Facciamo quello anti-influenzale e lo mettiamo obbligatorio a tutti. Così quelli che hanno 65 anni in poi, dopo l'esperienza che c'è stata a Bergamo, che hanno vaccinato tutti, moriranno se arriverà un altro virus. Ma è questo che vogliamo? Ma qui stiamo impazzendo tutti, Zingaretti. E Fontana che dice oggi, ragazzi, mi raccomando, il metro di distanza non riguarda te una persona conosci, ma addirittura tua moglie. Cioè, non ho capito, quando vado a letto, chi è che controllerà la distanza di un metro che ho con mia moglie? O se per caso mi voglio avvicinare? Un momento, soltanto un secondo, ma qui è la pura follia, è la follia! No, il virus non è entrato nei polmoni, il virus è entrato qui, nella nostra cazzo di testa, e io me lo voglio levare questo virus, e mi voglio levare questa cazzo di mascherina. Ecco la vostra mascherina del cazzo, che non riesco neanche a bruciare, ma la brucio, la voglio bruciare. Questa mascherina, mi aiutate? No, non riesco a bruciarla, ma la brucio col pensiero. La brucio. Ce la devo fare. Ce la devo fare a bruciare questa cazzo di mascherina. Io la brucio questa cazzo di mascherina. Non la voglio vedere questa cazzo di mascherina. Basta! La camicia di